Ciao, ti do il benvenuto all'interno della piattaforma Gringo. Ti sei registrato su Immobil Green e hai ricevuto il primo video in cui ti spieghiamo come creare un profilo efficace all'interno della piattaforma. Ora presta molta attenzione a quello che sto per dirti perché Gringo è molto importante nella gestione del tuo marketing. Se non l'hai ancora fatto e se non provieni da quella sequenza di video, ti consiglio di scaricare la guida ai 21 errori che stanno bloccando il tuo marketing nel settore della bioedilizia. È una guida semplice che poi ti dà accesso a ulteriori contenuti video molto molto importanti. Te li consiglio. Adesso andiamo a vedere cos'è Gringo e come funziona. Allora, eccoci dentro Gringo. Questo è il pannello costruttori di Gringo. Vedete qui in alto benvenuto costruttore, ci sarà il vostro nome, qui c'è il logo Gringo, qui sulla sinistra abbiamo un menu. Per il momento lasciamo stare un attimo questi grafici e concentriamoci sulla richiesta. Allora, immaginiamo che il signor Emanuele da Roma vi abbia scritto attraverso Immobil Green. In automatico, qualunque richiesta vi arrivi attraverso i form di Immobil Green viene inserita all'interno del vostro pannello Gringo. Il signor Emanuele da Roma, chiaramente le zone coincidono con le zone da cui avete deciso di ricevere richieste. Qui c'è poi il messaggio testuale e qui c'è la prima importantissima informazione che Gringo e che Immobil Green nel complesso vi riescono a dare. E cioè avere un'idea chiara sulla completezza del cliente. Che significa? Che quest'iconcina qui, che adesso vedete annerita, sta ad indicare la presenza di un terreno edificabile o di un immobile da ristrutturare, demolire e quant'altro. Significa che il cliente ha già un grado di concretezza molto avanzato. Questa piccola, diciamo, che sembra quasi un progetto, sì, l'abbiamo pensato apposta. Che somigliasse a un progetto, è appunto la presenza o assenza di un progettista, di un tecnico che possa assistere il cliente. In questo caso, nel signore Emanuele, non c'è presenza di un tecnico, cioè il cliente non ha ancora individuato il tecnico. L'occhio verde sta a significare che la richiesta non l'avete ancora gestita, cioè è fresca, è appena arrivata, non l'avete ancora neanche guardata. E poi qui c'è la data. Andiamo però sotto, diciamo, nella richiesta del signor Claudio da Milano, in cui ho esploso la richiesta per farvi capire il funzionamento. Allora, nome, cognome, indirizzo mail, telefono e provincia sono un riepilogo dei dati di contatto. Il dettaglio della richiesta indica il testo scritto dal cliente, la presenza del terreno edificabile, appunto, il progettista, cioè sì, abbiamo un tecnico che si occupa del progetto, infatti vedete che nel caso del signor Claudio, il piccolo progetto è annerito. Ok, l'occhio chiaramente è nero perché avete gestito la richiesta, ma adesso andiamo a vedere la parte più interessante. Che cos'è questo pannellino qui? È, diciamo, la possibilità di chattare con il cliente, è una vera e propria chat. L'abbiamo pensata perché abbiamo ragionato sul fatto che fosse molto comodo interagire molto velocemente col cliente, magari semplicemente ecco, con un messaggio di benvenuto o con un invio di un materiale informativo iniziale. Infatti, attraverso questa chat è anche possibile inviare degli allegati. Non vi preoccupate perché il cliente riceve tutto via mail e vi risponde attraverso il suo pannello e poi vi trovate, diciamo, lo storico della conversazione all'interno della scheda del cliente. Se fate una telefonata al cliente e volete annotare quello che vi dite, abbiamo previsto questo campo note in cui potete scrivere testualmente quello che diciamo, vi serve annotare e poi salvate. Quest'altro piccolo campo qui è lo status richiesta. Sta ad indicare la possibilità di assegnare uno stato al cliente, cioè si trova in una situazione di primo contatto, di visita, di appuntamento, di offerta inviata, di fase valutativa del cliente, di commessa vinta o di commessa persa. Così potete anche avere un quadro della conversione, del rendimento dei lead che arrivano dai Mobile Green. Questo è il funzionamento delle richieste, è molto semplice, potete chiudere la richiesta e avete una schermata di questo tipo e poi successivamente potete esplodere la richiesta semplicemente spingendoci sopra. Andiamo adesso a vedere però questi grafici qui sopra che sono davvero molto interessanti.
Che cosa sono? Sono una indicazione delle performance delle vostre schede e dei vostri modelli esposti nei cataloghi dentro ImmobilGreen. Vedete qui in alto a sinistra la provenienza dei leads, cioè geograficamente da dove state ricevendo. Anche quelli coincideranno con le zone che avete indicato, però è anche interessante vedere con quale intensità arrivano e da quali regioni arrivano. Quest'altro grafico è molto importante perché vi fa capire mese su mese il numero di richieste che avete ricevuto, quindi vedere anche la performance delle vostre pagine, quindi vedere anche la performance delle vostre pagine appunto mese per mese. Qui a destra c'è un dato davvero interessante, e cioè l'aggiunta ai preferiti. Avrete visto che ogni modello o realizzazione all'interno di ImmobilGreen ha un piccolo cuoricino in alto a sinistra di ogni modello o realizzazione che il cliente in totale privacy può salvarsi appunto nella propria wishlist. Non possiamo dirvi chi è il cliente che ha salvato il vostro modello, ma possiamo dirvi quali modelli, e magari i primi 4 o i primi 5, non abbiamo ancora deciso, sono quelli più salvati, diciamo, del periodo in cui siete stati su ImmobilGreen o state su ImmobilGreen. Molto interessante capire come performano le vostre realizzazioni, quali sono quelle che determinano un appeal maggiore, anche se poi sappiamo benissimo, soprattutto in Italia, che la trattativa ricomincia sempre comunque da zero, quindi l'ispirazione del modello ci può essere, però poi comunque l'obiettivo è far sedere il cliente davanti a noi. Qui sotto abbiamo il totale delle visite, quindi semplicemente gli accessi ai vostri modelli e i modelli più visitati, anche questo è molto interessante, non sono quelli più cliccati, o meglio, non sono quelli da cui avete ricevuto più richieste, non sono quelli più cliccati dai clienti, ma sono quelli che i clienti hanno visitato di più. E qui poi abbiamo i modelli con più richieste, questo è un dato davvero interessante, cioè capire quali modelli convertono proprio l'interesse di un cliente, per vedere anche le metrature, le tipologie abitative, un piano, due piani che vanno di più. È un dato importante anche per settare la nostra linea progettuale, credo, all'interno dell'azienda. Questa è, diciamo, la schermata complessiva e il funzionamento di Gringo. Ho dimenticato un aspetto importante. Sappiate che ogni cambiamento che il signor Marino da Rovigo fa all'interno di ImmobilGreen, quindi trova magari un terreno nel caso non lo abbia o contatta un costruttore nel caso in cui precedentemente non aveva un costruttore, queste icone si muoveranno dinamicamente e daranno a voi un alert del cambio di stato del cliente. Quindi magari un cliente che non aveva un terreno, trova un terreno, trova un costruttore, diventa molto più caldo, diventa molto più appetibile. Stiamo studiando anche dei dinamismi che vi consentono di avere la percezione grafica dei lead che si stanno riscaldando. Allora, questo è il funzionamento di Gringo. Per qualunque dubbio c'è la chat online di ImmobilGreen, puoi scriverci attraverso la mail e puoi telefonarci. È importante utilizzare questo pannello. È un pannello che non vuole appesantire la vostra gestione o diventare un software troppo pesante, ma ti consiglio di utilizzarlo perché in una prima fase, in un primo marketing, è molto molto comodo. Ciao, un caro saluto.